Bene ragazzi, benvenuti su provacellulari.it. Questo è l'HP Slate e andiamo a fare subito l'unboxing. Si apre da dietro e vediamo cosa è contenuto nella scatola. Allora, abbiamo il tablet che poi andiamo a vedere. Poi togliamo questo. Abbiamo una serie di manualistica di inizio rapido, quindi ci sarà anche quella in italiano, e abbiamo il caricatore italiano e con presa inglese, mi sembra, e abbiamo il caricatore con l'attacco USB e il nostro cavettino USB, micro USB e nulla più. Il tablet invece è questo, lo andiamo ad estrarre, eccolo qua, il tablet dicevamo è questo, lo andiamo ad accendere. Abbiamo quindi sul lato sinistro tutto quanto pulito, sotto quindi i due speaker più l'ingresso micro USB, di lato abbiamo il bilanciere del volume, sopra abbiamo il jack da 3,5, l'entrata micro USB e il tasto accensione e spegnimento e video a vista, dietro abbiamo la camera da 3 megapixel, il logo HP bello in metallo, e beh, comunque tutto sommato ci sembra un buon assemblaggio, una bella texture dietro. E passiamo un attimo alle caratteristiche. Abbiamo quindi un pannello da 7 pollici LCD con risoluzione 1024x600, 170 appunto dpi. Poi intanto andiamo a settare la lingua italiana e nel frattempo direi che possiamo anche spegnere il dispositivo. Finiamo giusto di dire alcune considerazioni per quanto riguarda il processore: abbiamo un Cortex A9 dual core da 1.6 GHz, la RAM è da 1 GB, la ROM quindi la è da 8 GB, e abbiamo appunto quindi una fotocamera frontale da 0.3 megapixel, un peso di 372 grammi e una larghezza di 116 per una lunghezza di 197 per uno spessore di 10,7 mm. Per questo unboxing è tutto, mi riservo qualche giorno per provarlo e ci rivediamo alla recensione vera e propria qui su provacellulari.it. Ciao!